è svolta a Bologna dal 20 al 23 ottobre la quarta edizione di Mortadella Bo, kermesse dedicata alla regina indiscussa tra gli insaccati. Una manifestazione accompagnata dall'ormai consueto successo e patrocinata dal consorzio Mortadella Bologna IGP, che ha saputo coinvolgere tutta la città mettendo in relazione il noto salume con cultura e convivialità, elementi tipici di un intero territorio. La novità più rilevante di questa 3 giorni è l'apertura all'accostamento con altri prodotti regionali italiani, grazie alla sapienza di 8 chef, 4 bolognesi e 4 provenienti dal resto d'Italia. La mortadella così si declina in tante versioni e tanti piatti. Presente storicamente nelle ricette dell'Artusi e della tradizione italiana, rinnova la sua alleanza con i piatti di ogni regione, da nord a sud. Se la storia di questo salume è secolare, risulta speciale il suo legame con il capoluogo dell'Emilia-Romagna, regione che ospita un patrimonio di eccellenze, come ad esempio la patata di Bologna, DOP. Intanto il prodotto è un prodotto tipico della nostra reale, perciò parliamo di provincia di Bologna. È una varietà unica, diversamente da altri DOP o IGP, dove inseriscono diverse varietà, noi abbiamo una varietà unica che è la varietà Primura. La varietà Primura perché è dal 1950 che viene prodotta su questo areale. In primis è questo, perciò è un terreno particolare che ha trovato in questa varietà qua il giusto connubio terreno-varietà per esprimere il massimo della qualità e della bontà, insomma, di questo tubero povero, perché non dimentichiamoci che viene da sottoterra. Primura. La radice stessa del nome è evocativa, infatti significa eccellente. Questa varietà si è rapidamente imposta in tutta la provincia in virtù delle qualità organolettiche intrinseche. Di forma ovale, polpa consistente di colore giallo paglierino, a buccia liscia e tonalità chiara. Nel 2002, sotto la spinta delle 2 organizzazioni dei produttori locali, nasce dunque l'idea di dotare la patata di Bologna di un riconoscimento di qualità, obiettivo raggiunto nel 2012 con il conferimento del marchio DOP dell'Unione Europea. Gli ettari sono indicativamente, perché oscillano, vanno dai 350 ai 400 ettari investiti a Primura, perciò vengono poi certificati. Gli ettari investiti a varietà Primura sono tanti di più, ma quelli certificati vanno dai 350 ai 400 ettari l'anno. Le aziende agricole che sono coinvolte nel progetto DOP anche lì oscillano dalle 35, 40 anche a 50 aziende, dipende dagli ettari che ogni azienda intende certificare. Un mercato in espansione costante nel contesto nazionale. A tale scopo, il consorzio ha avviato un'interessante iniziativa di diffusione del prodotto all'interno di numerosi punti vendita della grande distribuzione organizzata. I canali interni sono la grande distribuzione, specialmente quelle catene che credono nel prodotto italiano, perciò nelle DOP e nelle IGP. Lì stiamo trovando tanto interesse, anche ci sono diverse catene che è già diversi anni che ci hanno inserito e sono quelle che ci permettono di fare i volumi di vendita molto interessanti. La patata di Bologna assimila in sé tutto il territorio da cui proviene e in cucina è idonea per ogni tipo di preparazione. Un'altra presenza eccellente a Mortadella Bo è rappresentata dall'Enoteca regionale dell'Emilia-Romagna, associazione che opera dal 1970 per la promozione e la valorizzazione del patrimonio vinicolo regionale in Italia e all'estero. Siamo un'associazione di produttori, raggruppiamo 270 aziende da Piacenza a Cattolica. Le attività che facciamo sono tante, da quella commerciale, cioè alla vendita, attraverso i diversi canali, Horeca, grande distribuzione, quella dei servizi. Cosa vuol dire? Noi organizziamo eventi, manifestazioni, non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. E poi svolgiamo un'attività di comunicazione legata appunto alla valorizzazione dei vini dell'Emilia-Romagna, attraverso vari canali, insomma. Ecco, oggi siamo qui a Bologna, per esempio nell'ambito della manifestazione Mortadella Bo, dove tutto ciò che all'interno di questa manifestazione
chiaramente viene abbinato come vino al prodotto mortadella nelle varie preparazioni, chiaramente ci sono i vini dell'Emilia Romagna, che vuol dire i vini di tutta la regione, dal Gottorno di Piacenza alla Malvasia, di Parma, al Lambrusca, al Pignoletto, al Sangiovese, al Fortana, all'Albana. Quindi tante proposte di vino in abbinamento alla mortadella che, come voi sapete, viene preparato in tanti modi, viene mangiata molto buona, l'abbiamo appena fatto in modo semplice, anzi con una rosetta è magnifica, ma viene utilizzata anche in tante preparazioni. Importanti passi avanti sono stati compiuti proprio nel cercare di tenere vicini vino, cultura e tradizioni attraverso una forte collaborazione con i diversi consorzi di tutela dei prodotti tipici della regione. Noi riteniamo che essere qui insieme alla mortadella fa parte di uno di quei progetti dove chiaramente tutti dovrebbero fare, in una logica di sistema. I diversi prodotti di un territorio si dovrebbero mettere assieme. Noi lo facciamo da tanti anni in collaborazione con i consorzi che rappresentano appunto questi prodotti, anche perché valorizzare un territorio nel suo insieme facendo sistema, coloro che ne fanno parte ne possono solo che avere beneficio.